Benissimo, buongiorno, benvenuti a tutti. Ci troviamo in un ambiente meraviglioso, è una delle parti che il sottoscritto come direttore generale del Teatro Manzoni ama di più, che è il nostro foyer. Un foyer dove di solito teniamo le conferenze stampa, le presentazioni del nostro spettacolo di prosa, e che quest'oggi invece utilizziamo per un'altra presentazione un po' differente rispetto a quelle che siete soliti vedere in questo ambiente. Un ambiente molto accogliente, siamo circondati su quattro lati, su tre lati, da questo meraviglioso ciclo di affreschi di antichi funi, e sull'altro lato invece ci sono già alcune fotografie tratte dal libro di Gianfranco Iannuzzo che andremo adesso a presentare. Gianfranco Iannuzzo, che qui al Teatro Manzoni è in casa, è un amico personale anche del Teatro Manzoni. Contavo proprio stamattina, stavo cercando di vedere quante volte avevamo avuto la fortuna di avere Gianfranco sulle tavole del palcoscenico del Teatro Manzoni. E sono arrivato a contarne 17, quindi per 17 anni, quindi come mi sono sbagliato il rifletto, non so per il processo, non credo. E quest'anno però arriveremo a 18, perché tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio ospiteremo una magnifica commedia, Il padre della sposa, con protagonisti Gianfranco Iannuzzo e Barbara De Rossi, nel cartellone della Pausa del Parlamento del Teatro. Per cui chi volesse di voi potrebbe anche alla fine dello spettacolo, prendere il libro di Gianfranco, anche comprare qualche biglietto per la rappresentazione dello spettacolo di prosa. Allora, come dicevo, Gianfranco lo conosciamo tutti come grandissimo attore. Io ho avuto la fortuna, l'ho conosciuto tanti anni fa, quando ancora non pensavo che mi sarei occupato di teatro, in un'occasione un po' particolare, e da 10 anni lo frequento abitualmente, perché da 10 anni essendo direttore del teatro, più o meno tutti gli anni, non hanno solo, no, comunque lo vedo in qualche altro mezzo. Ma quest'oggi invece scopriamo un'altra parte artistica di Gianfranco, perlomeno io lo scopriamo, probabilmente molti di voi che sono anche amici di Gianfranco già conoscono quest'altra attitudine. Io l'ho scoperta un po' casualmente, perché passando prima delle rappresentazioni di prosa dei carri dei direttori, io scoprivo che c'era questo grande attore che non perdeva l'occasione al primo momento di distrazione di scattarmi una foto, e mi chiedevo quale fosse il significato di questa cosa. L'ho scoperta poi in realtà un po' di anni, quando Gianfranco mi ha comunicato che stava ad uscire il suo primo libro fotografico, Gente Mia, e allora ho capito, anche se poi in questo libro qui ho detto che è il primo libro fotografico, probabilmente ce ne sarà qualcun altro, però questo primo libro invece, questo è veramente un grande atto d'amore, una grande dichiarazione d'amore per una terra, la Sicilia, per una città, Agrigento, Agrigenti, e per le persone che abitano, che hanno abitato e che abitano questa città, perché Gianfranco è un fotografo proprio di gente, di piani, non di paesaggio, o magari in futuro scopriremo anche una passione anche per il paesaggio di Gianfranco. E quindi con grande emozione ho sfogliato il libro che Gianfranco mi ha gentilmente donato, perché ho riscoperto un po' come ciascuno di noi poi ama rivedere e ritrovare le sue radici, e le radici si ritrovano spesso nelle persone che abitano quella città, i quartieri, e quindi è stato molto toccante. Peraltro questo tavolo, poi vi presenterò le altre persone,
ci sono tre siciliani puro sangue, tre agrigentini puro sangue e il sottoscritto che lo ha imparato, perché sono nato a Monza, in Mauro, in Anzola, in Passo Siciliano di Agrigento. Peraltro non fa che era amico del papà di Gianfranco, quindi alla fine è un tavolo molto siciliano. Benissimo, a tavolo con me, oltre evidentemente a Gianfranco che ci parlerà di questo libro, abbiamo anche alla mia destra Angelo Pitrone, che è un grande fotografo, e ha insegnato storia e tecnica della fotografia all'Università di Palermo, e a sinistra abbiamo Antonio Liotta, che è l'editore, la casa editrice di Nova, l'editore che ha edito appunto il libro di Gianfranco Lorenzo, un uomo, diciamo, molto eclettico, perché è editore, ma forse il fatto di essere editore è più una passione che la sua vera professione, perché lui in realtà è medico a Favara, provincia di Agrigento, mi raccontava prima, poi tra l'altro un medico con una specializzazione molto particolare, che è quella del dolore, ma è anche fotografo anche lui, ha questa passione della fotografia, grafico, quindi una persona assolutamente eclettica. Però insomma non siete venuti qua per sentirmi parlare, ma per sentirmi parlare Gianfranco Lorenzo, e quindi io passerei la parola a Gianfranco. Grazie. Amici, no, perché era pazzo per le violenze, perché diventavo adesso con alcuni signori abbonati. Io sono orgoglioso dell'affetto che mi mostrate ogni volta. E anche in questa occasione, grazie, grazie di essere. E Dio non benedica tutto quanto ci dice. Grazie, grazie. 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 Alessandro è sempre generoso con me. Siamo amici, i nostri due genitori erano molto amici fra di loro, quindi davvero tutto torna. Questo è un teatro quale tutte le volte che penso sono orgoglioso di essere presente, credo di aver fatto veramente tantissimi spettacoli, 11-17 anni, purtroppo per me sono 34, nel senso che camurria, ognuno dura un anno sì e uno no, quindi magari fossero solo 17 anni, sono 34 anni che rompo in questo teatro, ne sono veramente felice, perché abbiamo devo dire molto delle soddisfazioni straordinarie, che lo sapete bene, in Canesi siete orgogliosi, giustamente questo è considerato davvero il salotto buono della città di Milano. Parleremo tra un momento così largo, tra i momenti che insieme trascorriamo in questo teatro. Nel frattempo ho contratto delle amicizie straordinarie anche con i giornalisti, molti dei quali stamattina sono qui presenti, perché i giornalisti e i critici teatrali ci mancherebbe altro, il patto tacito è sempre quello che dicono, quello che vogliono, ci mancherebbe altro, ma siccome io ho la fortuna che scrivono sempre delle cose molto generose e che molti di loro sono diventati veramente molto amici, così come con che non mi sembra delle cose con tutti gli abbonati di questi anni. L'intento che nasce da questo, la mia esigenza di fare questo libro, nasce da una mia esigenza, che era quella di raccontare la mia città. Mi rivolgo ovviamente, e così ve le presento meglio, perché meritano, sono due amici che sono venuti apposta a Agrigento stamattina alle 5, hanno preso un aereo e ritornano alle 4, cosa uno voglia di più da un amico, io non lo so, cosa posso pretendere di più. Uno è il nostro editore, Antonio Liotta, è un medico insieme, nel senso che si è occupato, tra le altre cose, della terapia del dolore. Questo modello è stato, come dire, un punto di riferimento perché altri ospedali importanti di tutto il mondo lo prendessero in seria considerazione, quindi un medico insieme, un luminare, con la passione e la grande generosità dell'editore. Chiedo a un mio amico e fotografo professionista, Angelo Pitrone, che ha curato il libro, se queste fotografie siano belle e buone, come direbbe Remo Gardini, in assoluto, oppure possono creare una certa curiosità, perché io sono un attore e quindi posso contare su una certa popolarità. Angelo molto sinceramente dice no, Gianfranco, capisco che quello può essere un valore aggiunto, ma le foto sono buone in assoluto, quindi, e ha curato il lavoro di questo libro come se fossero fotografie sue,
quindi insegnandomi anche una disciplina seria nello scegliere una foto piuttosto che un'altra, sapete bene che si possono raccontare delle cose molto diverse se accanto a questa foto metti quell'altra. E vorrei intanto vorrei che Antonio Liotta facesse qualcosa di questa meravigliosa operazione, parlare con le fatto come un parametro, ovvero come anche di ricerca, la serie di cose. E però la base del mio fare c'è quello di portare la mia, chiamiamola speculazione culturale, e la sintesi del sapere. Proprio per cui in questa, che non è solo teoria ma anche pratica, ho continuato e continuo diversi interessi, e tra cui quella dell'editoria, che oggi è diventata anche predominante, Venova, è un progetto culturale, lo so per la mia cultura, per andare oltre, e quindi cerca di stimolare creatività, partecipazione, solidarietà, tutta una serie di cose. E nell'ambito di questo discorso culturale la fotografia è fondamentale, importante. Uno dei settori della mia architettura dell'immagine, quindi c'è capire che c'è un qualcosa, diciamo, di concreto. E naturalmente si è venuta a creare la combinazione meravigliosa della collaborazione di Gianfranco con Angelo Pitrone, che è un professionista della fotografia. E così a un certo punto nasce la proposta che mi fanno quasi in maniera, vorrei dire timida, ma come diciamo, vorremmo portare avanti questa cosa che facciamo. Io, visto le foto, una cosa mi ha detto, complichiamo, perché mi pare che è una cosa molto bella. Effettivamente è questa per me. E noi abbiamo come la cura di Angelo Pitrone, con il ragionamento che assieme abbiamo fatto e con la collaborazione forte e importante che abbiamo avuto dei tipografi, Aiello e Provenzano, che mi hanno curato ogni particolare e hanno fatto diventare questo un vero libro d'arte, allora eccoci qua con gente mia. Vi posso annunciare che presto avremo anche un libro importante, molto bello, proprio di Angelo Pitrone, e poi altri progetti che insomma ci sono avanti. E sono qua. Penso che non voglio togliere tempo alla bellezza di quello che ora dirà il padre. Mi fermo. Grazie. Questo mio caro amico, che credetemi è un grandissimo professionista straordinario, ha avuto decine e decine di libri, tantissime mostre fotografiche, è considerato uno dei più bravi fotografi italiani, quindi abbiamo avuto un orgoglio doppio sia per l'amicizia che mi concede che per il rapporto professionale che si è creato a Angelo Pitrone. Grazie. Buonasera. Senti, noi abbiamo un problema di ritorno che è scadente. Tienilo vicino. Sì, intanto io ho un grave compito, visti i complimenti e le infinite citazioni che hanno fatto della mia attività, quindi credo che c'è un'attesa sbilanciata, eccessivamente sbilanciata. Io faccio fotografia dal secondo liceo, è passato un po' di tempo, siamo coetanei con Gianfranco, siamo nati nella stessa città, abbiamo vissuto almeno i primi anni della nostra vita le stesse esperienze, nello stesso ambiente, quindi la stessa luce, le stesse persone, per molti versi, anche se è una città piccola, però una città grande come storia, una città che ha un ruolo, che ha avuto e che continua ad avere un ruolo importante nel Mediterraneo.
e nella storia del Mediterraneo. Questo libro nasce, Gianfranco ha le sue motivazioni. Quando me lo chiese alla vigilia di questa maledetta pandemia che ci ha chiusi in casa per almeno 2 anni, eravamo ancora nella vecchia gestione della nostra vita, eravamo liberi di pensare, di muoverci, eccetera, eccetera. Un giorno mi arriva una telefonata di Gianfranco, mi senti, vorrei che tu seguissi queste immagini che in parte già conoscevo perché all'Agrigento era venuto, aveva presentato una piccola mostra di queste immagini, ma non così ben stampate, così grandi. E mi spiega, è un lavoro, io non conoscevo Gianfranco per esempio come fotografo, io lo conoscevo come attore, come lo conoscevate tutti voi, perché questa sua indole, questa sua passione, lui se la teneva ben riservata, mentre conoscevo il padre con cui collaboravo già da tempo ad una piccola rivista che lui stampava a Roma e con la quale collaboravo anche con le fotografie dalla Sicilia. La Sicilia non è una regione qualsiasi, la Sicilia è una terra di fotografi e per fotografi, è stata fotografata da tanti, dai miti della fotografia, come ne cito uno, ma arrivò nel 43, poi c'è un incrocio anche con una fotografia di Gianfranco. Robert Capa fotografò al seguito delle truppe americane lo sbarco ad Agrigento e alcuni luoghi della città e qualche personaggio. Camilleri parla di un'ipotesi di incontro nella Valle dei Templi con Robert Capa. Cartier-Bresson è passato, tanti altri fotografi, non solo italiani, molti americani. La Valle dei Templi è un luogo dell'anima, è un luogo che appartiene a tutta l'umanità e come tale ha un suo peso, una sua dignità importante. Gianfranco nasce come me ad Agrigento, però a un certo punto della famiglia, come ci dirà più avanti, la lascia insieme a tutta la famiglia per un futuro di fortuna, come tanti meridionali, come tanti siciliani che lasciano il sud per, e lo lasciano negli anni 60, negli anni 60. Vabbè, ma poi su questo ci ritornerà lui. A me interessa accennarvi qualcosa, una chiave di lettura di queste immagini, di questo libro, che io non vedo semplicemente come un omaggio alla città. Certo è un libro biografico, è un libro che ci racconta di Gianfranco, e Gianfranco si racconta anche con le parole. C'è un ampio testo che lui ha voluto inserire, sono circa una trentina di pagine, in cui racconta la sua storia, la sua famiglia e la genesi di queste immagini. A un certo momento queste immagini sono un po' lo spartiacque tra quello che Gianfranco poteva essere e quello che Gianfranco è diventato, perché il primo nucleo risale al 79, che è un anno fatidico, è l'anno che poi era lui dell'incontro con il grande Proietti. Gigi Proietti, ovviamente. Però fino a quel momento lui ha due strade davanti, o il teatro, o lo spettacolo, o la fotografia. La storia ci dice che ha scelto la prima, e ha fatto benissimo, ovviamente. Però la fotografia è stata la sua base di partenza e l'ha continuata in tutti questi decenni, non fotografando magari come ha fotografato alla fine degli anni 70 la Sicilia, la città, ma fotografando, come avete visto, c'è qualche foto all'inizio, il suo ambiente, i suoi colleghi, i suoi amici, il mondo dello spettacolo, il mondo del teatro. La seconda fase invece è del 2018, del 2020, e sono le immagini della nostra contemporaneità a cavallo tra il Covid, che ancora ha avuto un ruolo in tutto questo lavoro, perché poi ha permesso durante il lockdown di elaborare tutto questo, di mettere insieme tutte queste idee e produrre questo libro. Il libro ha un percorso non temporale, atemporale. Le immagini sono state impaginate seguendo una similitudine o una
sorta di dialogo tra il passato e il presente, cioè sono atemporali, non c'è un discorso che mi interessava legato a come eravamo e come siamo, non è un libro tu curti memorie. È un libro, se volete, in cui il teatro della vita, scusate la ovvia metafora, ma Gianfranco, secondo me, ha colto e ha cercato dei personaggi in una città che aveva già un uomo di teatro come Girandello, Luigi Girandello. Non è una città reale, è una città del sud, una città di un paese che si chiama Italia, con tutti i problemi che ben conosciamo, con le sue disgrazie, con la sua economia, ma con la sua umanità, con la sua cultura antica, fatta anche di incroci di popoli del Mediterraneo, che si vedono nelle sue tradizioni, si vedono nella sua parlata, nel suo modo di porsi. Certo, da un certo momento in poi, tutta l'Italia, almeno a dirla come la dice Pasolini, ha avuto un grosso problema di omologazione, per cui molti modi di vivere, di lavorare, di vestire, non si distinguono più tra Milano o Palermo. Ed è il discorso della globalizzazione che oggi implica anche un discorso economico molto diverso da quello degli anni 60, degli anni 70, che in qualche modo appartengono a una parte. Il titolo è significativo, potevamo anche inserire il nome di Agrigento, di Girgenti, che è la sua vecchia, il suo vecchio nome prima dell'epoca fascista, che quella cambia in Agrigento, è Girgenti, la città di Pirandello e Girgenti, Pirandello la indica con questo nome. Non l'abbiamo voluto inserire perché pensiamo, almeno io penso, che le immagini di Gianfranco hanno una valenza superiore a quella della semplice reportage locale, perché sono immagini che raccontano di una situazione umana che appartiene a tutti i sud del mondo e soprattutto appartiene al sud del Mediterraneo. Può essere anche un angolo della Spagna di quegli anni, o della Grecia, o non lo so, del nord della Tunisia, perché no? Molti paesaggi coincidono anche nell'aspetto fisico, lui non racconta dei paesaggi. Però c'era l'aspetto familiare, ecco, la famiglia in questo ha un ruolo, lui lo ha accennato, lo dirà meglio più avanti. Lui ripercorre i luoghi della famiglia, quello che aveva lasciato negli anni 60, le vie dove aveva vissuto la mamma, dove aveva vissuto il papà, ritrovando anche personaggi che interagivano con la stessa famiglia di Aguzzo. Quindi c'è, come in tanti lavori di questo tipo, Ferdinando Scianna negli anni 90 pubblica un libro su quelli di Bagheria, lui inserisce il termine Bagheria, sono immagini della sua Bagheria di quando era ragazzo, di quando comincia a raccontare per fotografie. Ecco, Gianfranco in qualche modo aggancia questo filone, e come un grande fotografo ne estrae un'essenza che non è quella aneddotica del momento, ma la rende più universale, più allargata. Ecco, io credo di non aver sforato il mio tempo. Ma mi tengo che la gente vuole sentire la tua versione, il tuo racconto, che è quello che anche noi abbiamo. Grazie. Una cosa che è una storia di una siciliana della mia famiglia e con un pubblico di produzione ritengo che sia una bella storia italiana, come siamo fatti in Italia, perché di questo io sono contentissimo di recitare con ciascuno di voi, ciascuno dei presenti, che è legato alla propria, perché questo è uno dei miei temi di una funzione più legato e perfezionato. Io qualche tempo fa, come ogni tanto, ci siamo trasferiti a Roma da Agrigento, perché la mia famiglia sono più 5 figli, bella famiglia, la mia famiglia siciliana, e papà e mamma
che ci vedono crescere, fanno una riunione in famiglia, come sempre facciamo poi in tutta la nostra vita familiare, perché le decisioni importanti papà e mamma potevano assistere collegialmente. Quella volta io avevo 12 anni, mia sorella aveva la pizza a 10, Gabriella 8, erano appena di bello, Cinzia erano protettivamente 2 anni, e Cinzia era un fasce. Papà e mamma mi sono la famiglia, perché ragazzi, voi state crescendo molto velocemente. Noi abbiamo l'esigenza di trovare una sede universitaria, che qui alla Vigeno, adesso ci sono delle facoltà, allora non c'erano. Quindi io da insegnante di lettere posso chiedere un'altra sede. Vorrei, cosa adesso chiedere, non so, Bologna, Firenze, Roma, siete d'accordo? E noi dicevamo, sì, papà, siamo d'accordo. Però a patto che tutti, mamma, ci promettiamo che tutte le estate possiamo ritornare alla Vigeto, perché eravamo già tutti molto legati, pensiamo tutti quando siamo giovani, abbiamo la nostra comitiva, magari i caporazzi, che adesso sono 12 anni, i caporazzi non potevano avere, insomma, e questa è la decisione del Vigeto, vedete esatto, per alzare la mano, ma anche io avevo 12 anni, chi ha alzato la mano di Cinzia in fasce, io non lo so, ma di fatto per trovare la mano, furono felici di poter, come dire, mantenere questa promessa. Anche perché poi papà, una cosa meravigliosa che mi ha insegnato, che anche questa è una cosa che riguarda un po' tutti noi, quando tu provi nostalgia per, per una cosa qualunque, per una donna, per un uomo, per la tua città, la nostalgia si combatte solo andando più frequentemente di quella città che ti manca o frequentando di più quella persona che ti manca. Questa è una grande lezione che tutti noi abbiamo imparato sulla nostra stessa pelle. Quindi non c'è nulla di nostalgico, c'è un grande amore per la nostra città e c'è questo ripeto, questo mio tema. Siccome io sono un attore di teatro e voi siete degli indulgentissimi spettatori, adesso mi ricordo che siete andati a spiegare bene questo sentimento che ci accomuna a tutti noi. Io ho fatto perché è nato questo libro, perché hanno parlato del fatto che mi hanno invitato a parlare di dirigenti del suo questo libro, perché io ho fatto uno spettacolo che si chiamava Dirigenti a Pomerino e avevo un terrore sacro, cioè mi chiedevo, sembrava un'operazione presuntuosa, dicevo a me stesso, dove mi occupavo intimamente della città, cioè ma vedi di Firenze o di Belluno, di uno che hanno a capire, cioè. Invece per fortuna mia, e non lo penso succedendo anche con questo libro, per questo vi prego di essere indulgenti in questo senso. Io lo trovo dentro le grandi situazioni di questo libro, tanto quanto avevo avuto con dirigente Pomerino, perché i cittadini di Trieste, poco tra loro, ritrovavano la loro Trieste, i cittadini di Milano, la loro Milano. Questo libro è stato edito da questo editore straordinario, tanto lui ho molto velocemente tra un libro stupendo dedicato alla Giorgio, pubblica i meriti di Bruxelles, un grandissimo letterato siciliano. E quindi l'idea mia era quella che ciascuno di noi ha nel cuore questa città. Io dedicai un brano. Il titolo dello spettacolo della Dirigenti di Pomerino. Vi prego di ascoltare un attimo, è ancora che ci parla tutti, scusate la presunzione. Perché le nostre donne ci accusano, per esempio, di non pronunciare la parola ti amo. È vero, siamo soprattutto maschietti, siamo un po' vesti, abbiamo un po' di pudore per pronunciare la parola ti amo, diciamo con grande. Ci sentiamo meno maschi, non lo so che cosa succede, è una cosa stupida, io stesso ho imparato da poco, quindi è rimanenza, non c'è niente di male. Però quando, per questo io invito a farci caso, quando noi dobbiamo dedicare questo sentimento così forte per questa piazza memoria alla nostra città, alla nostra terra, è come se lo diciamo, io amo la mia Lombardia, io amo la mia Milano, io ho amato la mia città, come si ama una donna, voltando spesso le spalle, sbattendo la porta dietro di me, ma tornando poi sempre sui miei passi, per quello che stare con la donna in casa. Perché tutte le volte che torni indietro, tu rianodi in un suo istante, tutti i figli di una memoria che altrimenti avrebbe perduta, e lo sai bene, che solo nella memoria si può conservare un amore. Agrigento è la mia città. Ho imparato la mano crescendo, ascoltando due racconti, che dicevi che erano di mio mente, e non c'era qualche un altro nome.
Allora, la mia città si chiamava Girgenti. Questo mondo è la sua memoria. E in questa memoria sta tutto il mio amore, per questo mi piace ancora chiamarlo così, Girgenti. Girgenti è il nome che non c'è più, di una città che non c'è ancora. Agrigento. È solo un punto tra le coordinate di una cartina geografica. Girgenti, invece, è un incrocio obbligato per cui passa la mia emozione agli stessi confini della mia anima. Confini invisibili, ma incancellabili. Per ognuno di noi è così. Per ognuno di noi è così. La città che ti porti dentro non ti abbandona, non viene dentro. Tutte le strade che percorri, ogni piazza che attraversi, sono le stesse strade, le stesse piazze, gli stessi angoli che hai già girato per diventare di volte. Io amo la mia città come si ama la donna di cui si è innamorato, ma la città di tutti gli altri, come si ama una donna che ti appartiene, quella che non puoi avere e che altri hanno il diritto di amare più di te. Ma guardando le loro città, che lì sono accorto da me, ho sentito che nella città degli altri c'erano gli stessi meravigliosi profumi, lo stesso tenace orgoglio di essere figlio, la stessa eredità di passi, ombre, tacce, gesti, la stessa rabbia mescolata all'impotenza, perché il sale del mare brucia come il fumo di ciminiere in certe periferie metropolitane, il cuore arido della mia Girgenti, agli stessi battiti di quello greco in Napoli, i vicoli della mia città. Sono le stesse vene che disegnano i carruggi di Genova, le pietre e i templi. Resistono immobili come le pacifiche cattedrali, medievali di città toscane. Così ho capito che non è la mia città quella che io amo, è la città che amano tutti gli altri, quella che io sento dentro di me. È una forte ragnatela di emozioni che appartengono a ciascuno di noi. Palermo è mio, Udine è mio, Livorno è mio, Monza è mio, Milano. Amore mio, Castel San Giovanni, amore mio, Girgenti, già, Girgenti è la mia città, e io mi chiedo cosa possa essere la città di mio, se non quello che mi accomuna a tutti gli altri. Per questo la mia Girgenti, quella che io amo, è sicuramente uguale alla vostra. L'illusione è un po' presunta di fermare un momento, può essere tua mamma che sta cucinando una cosa, o la tua fidanzata, la tua moglie che sta cucinando. Io facevo fotografia a tutti, rompevo la sacola a tutti, molti dei miei familiari che esercitavo con loro, molte volte si sapevano addirittura le cose che piaciute. Poi dopo un po' di giugno sarà la mia macchina fotografica, cioè non la potevano più, e ora lo vedrete. Quindi che cosa succede? Che, quell'anno lì io arrivo, come tutte le estati, ad Agrigento, perché papà e mamma ci avevano promesso da Roma, che torniamo ad Agrigento, ma quell'estate lì famosa del 79 di Parlavaglio e Alessandro, io invece avevo appena fatto il provino per essere messo nella scuola di ricezione di Cicloieri, ma siccome erano 25.000 in Italia, 25 posti, io vabbè, interno all'otto, figura di essere nome. Invece ad Agrigento mi arriva la telegramma. E papà, che sperava per me, come tutti i genitori, speriamo per i nostri figli, un futuro di notaio, architetto, medico, pensare prima salti di gioia per il mio amico, poi la seconda idea, e ora cucci punta a mio padre. Perché non lo devo spiegare. Quindi, in una delle persone che testimone la mia cugina, si chiama Rosanna Tedesco, erano tutti in ragazza come me, Rosanna, Giuseppina, tutti i parenti tedeschi, sono in crema loro.
tutti mia sorella, mio zio Angelo, mia nonna, mia nonna Giovanna, tutto, le braccia andiamo a mio padre, che mi dice, bravo, fai quello che vuoi, l'importante è che ti prometti di fare. Io invece poi ero da sola, la mia sedia, che onestamente non ce l'ho fatta. E quindi, che cos'è il mio intendimento? Era quello di fotografare, un po' romanticamente, tutte le volte che tornavo in Sicilia, i posti che erano stati di mio padre e di madre. Papà e mamma sono molto diversi da loro. Secondo me stavano, sono amato moltissimo, non mai visti litigare, mai sentiti alzare la voce più tanto, un esempio straordinario di, come dire, di esempio di educazione per i nostri figli. E quindi io devo fare questi figli, per vedere questi luoghi, no? Non un quartiere del territorio di mia mamma, un quartiere nobile, struscio, di alta vittoria, perché ce ne sono tanti di tutte le nostre città. Quartiere dello struscio, della passeggiata, no? Dove si mette più elegante possibile per farti vedere, per avere la relazione di cognato, papà mi insegnava quello che mi traveva questa volta del Signore. Papà invece aveva vissuto, era nato in un quartiere molto più popolare, quindi molto più vicino come sentimento a me, diciamo, le persone vere, autentiche, non che la tecnologia, ma questo sentimento di chi abita il centro storico, insomma, gli ero veri, perché non riguarda solo la mia città, in tutti i centri storici della nostra meravigliosità, se non ci sono quelli che decidono di vivere nei centri storici, i centri storici sono fragilissimi, crollerebbero miseramente, quindi queste persone si devono occupare delle tubature, dei gerani, quindi sono veramente degli eroi, dei cittadini. E però non mi interessava come fare i luoghi, tanto che certo siamo privilegiati, poi ci sono i benefici, ci sono di apposta di oggetto, di ringrazio, sul saputo, per esempio, sul divino, sulla grazia, cioè adesso, grazie per avermi essere qua. Adesso invece ci sono state indicazioni meravigliose di culture varie, romane, greche, bizantine, che mi hanno fatto. A me non mi interessava come fare architettonicamente, perché per esempio per fare molto bene, mi fa molto bene il mio amico e collega ora che mi tratta di un attore, mi fa fotografia, ma comunque sono che mi hanno detto. Mi interessava come fare le persone che io volevo vivono. E quindi siccome, ora mi tocca un'altra cosa, siccome questi libri fotografici, io ne sono orgoglioso perché, ripeto, è stato fatto il mio intendimento di farlo lui. Piccolo, grande, meraviglioso, di Torinora, e qui c'è la dottoressa Paola di Tugli. Questo libro viene distribuito dalla Mondadori, c'è la dottoressa Paola di Tugli, che ringrazio infinitamente. È un libro fatto con che venga distribuito dalla Mondadori, che faccio a casa della Mondadori, che mi incuriosisce molto. Grazie, dottoressa. Abbiamo visto pubblicare delle fotografie, non ne parleremo. Già cioè, a me mi interessa fotografare le persone che vivono, perché c'è una cosa che spero, una considerazione che spero che vediate con me. In tutti i nostri centri storici in tutta Italia ci sono i cortili, c'è la storia, c'è il cortile, è la delimitazione, l'ultimo baluardo possibile tra la tua dimensione privata e quella pubblica. Entrare in un cortile, essere accolti di un cortile, significa farne parte, sia pure soltanto per qualche minuto. Per cui, che cosa succedeva? Io entravo in un centro storico, sarei ipocrita a dire che qualcuno magari mi ha riconosciuto, ma non perché fossi un grande attore, perché ero insomma, il genitore che parla bene della propria città. Io dico, ma Canastro, benissimo, ma ci sono i miei amici, io proprio a Canastro, benissimo, lui, abbiamo fatto il caffè, abbiamo fatto i pasticcini, venite, fa un'accoglienza, ma straordinaria senso dell'ospitalità che è comune a tutti gli italiani, non soltanto gli siciliani che abbiamo fatto con la nostra bandiera. Quindi dice, non so che libri fotografici hanno questo maledetto che è dentro il stivo, però uno sta lì a guardare le fotografie, guarda le foto, come se fosse le fotografie panine, non legge il contenuto meraviglioso degli autori, ma allora ti leggo una cosa che riguarda il libro, così descrivo anche. Quindi non vado a fotografare i luoghi, ma cerco le persone che in quei luoghi vivono. Quindi subito nella parte, scusate se mi siedo, ma adesso abbiamo un sacco di mani, subito dalla parte alta della città, allora. Voglio montare la casa guardata di papà, il cortile Margherita, un arco molto alto, all'interno del quale una decina di gradini con un arco più piccolo. Quindi incluso un cortile a destra, la porta di casa, sembra un gioco di specchi,
ma quindi che giocano per tutto, una valle inclusiva, mentre gli altri più piccolini corrono per il cortile, mi giro e incontro luce, veloce. La verità è stata bella dire, c'è un'altra bambina, mi viene incontro con le sue treccine ondeggianti per la corsa, bellissima. Ho ti passi dall'altra parte, ne seguo uno per un po'. Non credo abbia più di 5 anni, con la destra, lo vedete, viene appoggiata alla sua spalla una muta plastica, quasi più grande di lui. Deve essere molto pesante perché la sorregge anche con l'altro braccino e si sente spuntare da sotto all'altezza della cintola. Porta la spesa, sembra la prima volta. Mi interrisso e quella sicuramente la strada che percorreva la papà da piccolo. Mi croce un bambino che vuole giocare con la bici del suo amico più grande. Ma prima ci sono tanti cartoni da rimuovere e decide di aiutarlo pur di ottenere un giro a bicicletta. Quattro monelli si mettono in posa e prendono in giro sorridendo. Invoco una piuzza strettissima, la targa della città, piccolo arco di sfoto, ma si apre su un cortile grande, pieno di luce e ancora una volta di bambini. Alcuni salgono una scala che porta al balcone dove c'è seduto un signore anziano, torso nudo, dai capelli larghi e gli occhi azzurri, buoni, ha un sorriso contagioso. Gli chiedo se posso scattare qualche foto, consente, gentile. Le sue bambine, quando si è compiuto, gli si accostano e possono incuriosire, divertire. Lui è il signor Gerardo Passarello ed è una delle sue nipotine, si chiama Rita, questo lo scoprirò 40 anni dopo. Quel posto lì è una calamita, ci sono queste signore. Una è seduto dentro casa, con l'uscio aperto, mangia una mela e sta sbucciando con il coltello. L'altra, un'anziana, seduta su una sedia simile ma discosta da casa, sembra aver finito in quel momento un lavoro all'uncinetto e sta ripiegando con delicatezza sul grembo. Vede una foto, si interrompe e mi sorride, ha due occhi buoni. Proseguo. Accanto alla sua messa appoggiata al muro, un signore che sta imparando una sedia, il suo lavoro lo conoscono tutti come un sudano rosso, anche in questo caso lo scoprirò soltanto qualche giorno prima di andare in stampa, grazie ai soprannomi, le ricerche, le interviste del mio infaticabile amico Gerardo Lucoleri. Altri bambini, uno fa capolino da dentro casa, seduto come la signora di cui gli parlavo poco fa, della mela, un altro, tra i romani, antonicini corti e sandali alla francescana, si lascia fotografare, serio ma cordiale. Il mio cammino, proprio che dava una rete fittissima per non fare entrare o scappare i gatti, si vede una signora che mi guarda, credo tipo come anche lei, si vede un po' panaro. Il panaro che per eccesso di vini gli serve a tirare sulla spesa quando passa il fruttendolo, il panettiere. E poi anziani seduti sulla panchina, ce ne sono due, molto diversi tra di loro, ma tutti uguali per loro, per gli occhi affettuosi. La signora che cuce spalle alla mia, guardando l'interno di casa, è una figura molto familiare per noi siciliani, non abbandoniamo mai la casa, anche se dobbiamo occuparci del nostro cortile. In cima alla salita di San Giacomo, vedo salire una fatica un vecchio signore che stava un fagotto. Quel fratello, anche se sembra più abbondante che pesante, lo rallenta, si aiuta con un bastone. La foto fa anche una piccola sequenza, 5 o 6 scatti, man mano che si avvicina a me, quando finalmente siamo quasi faccia a faccia, si ferma, mi prende fiato, mi sorride e mi saluta dicendomi Castelmo. Scendendo arrivo al lavato, un'altra parete bellissima di vita, la sai di scena lascia fotografare i suoi bumboli appesi fuori dal negozio che deve portare all'interno su grandi scaffali. Nessuno di questi signori mi ha negato una foto, un sorriso, una chiacchierata. Torno quindi soddisfatto al mare, dove siamo in vacanza con tutta la famiglia. Davanti a questo stabilimento balneare Aster, un venditore di fili d'India, Sardegna, sotto il sole cocente. Non avevano nessuna mano, lo vedrete nel libro che aveva l'intelligenza di prenderlo, non hanno nessuna distanza cronologica,
anzi sono fissate apposta, un po' con la precisione che non si capisce se vuole essere del 79, del 70 o degli anni 80, 90, oppure addirittura dell'anno scorso, del 2020, e è voluto così, perché sono quasi un po' senza tempo. Qual è la foto successiva, per favore, Lorenzo? Ecco, succede una cosa che è frutto dei nostri tempi. Fotografo un po', come dire, mi è piaciuto questa foto pubblico, questa foto su Facebook. Facebook è un social, però vedete in tutti i categori, il blu, la coppola, ma non di Danilo, la critica bianca, ora è di realtà, perché prendeva il vino con una botte del 100 litri, ora in America ma non ci si può parlare di una lì. Poi dice il bambino Pansello ora fa l'imprenditore, un altro è morto, quello era dimissione. Tutti intervengono, qualcuno sta dicendo su Grandino, quindi diventa una specie di lotta e di gara a chi ha più informazioni sulla fotografia. Quindi mi sento anche un po' incoraggiato di grande parte a far vedere, no? Sono foto degli anni, questa è una foto del 1979. 19 luglio 69, quando è nato il nostro Lorenzo, che continuo a ringraziare perché sei proprio bravissimo. Fate un applauso. Ecco, questa è un po' la cosa di Don Alessandro, che è rimasto molto convinto. Don Alessandro, che come noi abbiamo i miei amici giornalisti, è autore di una delle critiche a questo libro più belle, più importanti, più affettuose, ha fatto con cuore come sempre ha fatto così. Grazie a tutti, grazie a tutti. Le persone erano quasi compiaciute che io facessi le fotografie, sono tutti parenti, no, naturalmente. Cioè. Allora dice, ma che esatto, la vedi più locale di una fotografia, cioè, la vedi, perché la persona è stata che ha le sette volte che la cerca a fare. È un po' fastidica questa parentiera, diciamo. E questa cosa la voglio vedere, perché è proprio quello che mi stavo raccontando. Che riguarda, credetemi, non voglio fare per forza capaccio delle volenze, ma io sono convinto che gli italiani, come lingua, siamo persone meravigliose, non soltanto quelli meridionali, siciliani, campani o calabresi, come anche nel senso dello spettacolo, ma ce l'abbiamo tutti gli italiani. Questa signora si chiama Gianna Contempo, per dire che quelli questi che ci invitavano a venire a casa dalla terra di caffè, chiamano sua figlia, chiamano suo fratello, cominciamo a diventare amici. Ci raccontiamo le cose, viene raccontare che ogni momento faccio lavoro tutti i giorni per 40 anni. Io questo momento muore, devi un avuto più vedere un altro uomo, una storia meravigliosa, bellissima, di rapporto di coppia, quindi anche ci raccontiamo la storia anche un po' intima, no? E io comincio a parlare di amore, Roberta. Io ho detto che ci sarebbe piaciuto la famiglia, ci sono anche fatto delle cose un pochino anche entrano nel merito, diciamo. E quindi si incuriosisce di capire che io pensavo mia moglie e Roberta. Quindi ci conosciamo naturalmente in una di queste volte, dopo 20 visite, riesco a portare in fretta mia moglie alla casa di sessione e già le persone mi salutavano molto affettuosamente, mi abbracciavano, però tornando in Italia, mi hanno occupata, va direttamente da Umberto, la abbraccia e guardando mi fa abbricchissimo si colto. Vai avanti Lorenzo, per favore. Le persone mi fanno vedere nella loro nella loro apertura straordinaria, le cose più belle delle loro case. Questa signora mi mostra, c'è il marito dove passa, naturalmente con noi, cioè, mi mostra la sua camera da letto, è una cosa molto unica per ciascuno di noi, non la fai mai vedere a nessuno, per vedere che però quella della mia era quella fosse l'ambiente più bello, più come dire, più lussuoso. Tra l'altro qualcuno dice che è un po' kitsch di due bottini, lo vorrei anche io, perché la facevo l'originale, quindi andiamo avanti. E una persona invece di farmi vedere casa, dice no, sono io non so, la casa non è immobile, però ci faccio vedere una cosa meglio, di volte in cantina, apre una tenda, avevo una consegna di subito, un anno e mezzo. Questo signore l'ho fatto andare sempre mia moglie Roberta in termini nostri ora adesso questo signore prende anche la c'è la mano un po' da prendere la monetina che abbiamo lasciato di mangio dopo aver sorbito il caffè, il signore non va di fila. Questa è una cosa che sono molto legato perché è sintomatica e emblematica, scusatemi, questo sentimento che abbiamo soprattutto perché c'è un elemento che vediamo santo nero, si chiama Sacro.
E c'è dubbio sul fatto che non abbiamo nessun nome, fatto nessuna distinzione tra scuole della fede, delle religioni, anzi. E questa signora, bellissima donna siciliana, si arrampica, perché c'è questa tradizione, si arrampica sul santo nero, parla che fosse un santo guaritore. Quindi questa tradizione chiedeva un padre lontano, naturalmente, che eravamo molto del contagio, molto dove, il periodo che abbiamo appena passato. Chiedevamo il padre lontano, che per volta del contagio. E questa tradizione è ancora rimasta identica al passaggio del santo, durante la processione, dai balconi, dalle finestre, dai balconi dalle finestre di chi non è padre. Potete immaginare, nei quartieri più ricchi, fanno a gara il fornaio che sta trasformando il pane più morbido, profumato. Nei quartieri più poveri c'è il pane duro, la fai come dare un pezzo pane duro, non c'è la sassa. Per dire che questo sentimento che abbiamo di grande accoglienza, di grande, non facciamo nessuna discriminazione. Questi bambini si chiamano Patrizia, Mohamed, Giorgellando e Ibrahim. Sono tutti e quattro argentini, sono nati dall'Agrigento. Dobbiamo imparare a essere orgogliosi delle città multiraziali, perché sono orgogliosi i nostri cittadini londinesi da tanto tempo. Questo per esempio è un nuovo cittadino agrigentino. E poi i bambini sono una forza della natura, sono degli attori nati, si mettono in posa davanti alla macchina fotografica, sono gli stupendi. Quindi mi ricordo con la macchina fotografica, questa foto mi ricordo, scusate se parlo di me in questi termini, mi ricordo da un grandissimo nostro fotografo che è Ferdinando Scianna, forse il più grande fotografo che abbiamo mai avuto in Italia, e mi ha fatto, parlando della Sicilia, questo sentimento non solo siciliano, ma di tutti gli italiani, questo andate e ritorno che mi è piaciuto nel libro, ha detto che ne è, io sono felice, e in generale qualcuno non si è riuscito per tutti i siciliani, abbiamo un rapporto di amore e odio nei confronti della nostra Sicilia. Ferdinando dice, io non vedo l'ora di andare alla pagheria, ma appena arriva la pagheria, non vedo l'ora, quando mi va in pagheria? Invece c'è dice, guarda, non sei riuscito a non andare alcun aspetto negativo nel confronto della città, sei un po' come Ulisse che non mette nemmeno in conto di non poter trovare la propria Itaca. Da quel momento io mi sento alto, mio mondo, perché mi piace giù, e mi è un si chiama Appeneo. Andiamo avanti. Ecco, a proposito di Loretta, questa è mia moglie, la conoscete, ma con voi. Questo signore mi manca molto, si chiama Inizio Antieri, ve lo faccio vedere, perché intanto mi manca davvero un grande amico, ma mi racconta la città da un altro punto di vista, non quello di cui ho parlato, delle persone più umili, più... come dire, più, che sono quelle più vicine al mio modo di intendere, ma lì è un principe, un nobile, questo pana, se faceva arrivare il principe, manda pana apposta, mi racconta una città che io non avevo osservato, c'è cioè, il palazzo del Corrado, anche del Vincenzo, sono palazzo di piani di affreschi, a settore del 700, c'è un 700 barocco meraviglioso, per le dichiarazioni di cultura che io non voglio andare a prendere, non conoscevo, ho fatto la città, non sono nobili, ma dal punto di vista, questa è una cosa bellissima. Questa signora si chiama Gerlando, come tutti i molti, non sono stato parlato ma Gerlando, per me è Gerlando di Gerlare, sì, Gerlando. E il fruttivendolo trascina questo asino che ha trascina un carretto. È una cosa che a molti noi italiani, che siciliani, che non in generale, ci ha dato un po' nell'orecchio. Venendo la frutta in un quartiere che si chiama Villaggio Peruzzo, vedete la frutta che fa una cosa che ci deriva dagli arabi, che fa una palagnata, cioè vendere i propri prodotti dell'orto. Hai un vino pessimo e buono pomodoro, hai arancio, hai la carta di arancio, verde, buono pomodoro, vino meglio per me. I bambini e da bambini siamo tutti molto cattivi, gli facevano degli rispetti terribili, chi gli fregava la frutta, anche la notte c'era un cavolo che erano venuti, sono sfortunatissimi, gli rubavano la sapera serve per pesare il frutto, per più di stabilire il prezzo, però magari poi glielo andavano, quindi lo mortificavano, facevano disperare gli rispetti che facevano. A un certo punto, questo signor Gerlando muore l'asino, muore la sua asina.
e lo vedono che arriva a vendere la frutta tra il mondo di lui, il mondo di capello, non deve mangiare con quale fatica. Gli stessi bambini che lo avevano deriso, schernito e adesso tutto, gli propongono invece un triciclo con cui lui possa più agevolmente trascinare e continuare a bere. E lo aiutano anche loro a fare la bagnata, che diciamo, ci vede, ah, io che si fuma pure anche loro, quella è una storia bellissima. Questa è una storia bellissima che non colpisce tutti i contemporanei. Va a fotografare con questo atteggiamento che Angelo mi ha voluto in qualche modo riconoscere, cioè, chiedo alla persona se vuole fare proprio perché no, cioè, e cominciamo a chiacchierare. Questo signore si chiama nostro prodotto, Gianni e Gianna, Giovanni e Giovanna. Va, si erano trasferiti, ricominciamo a parlare, si erano trasferiti in Belgio a lavorare nelle miniere di carbone, con 4 figli che riescono a lavorare tutti e 4. Quando ritengono, dopo tanti anni, di aver assolto al loro dovere di genitori, ritornano ad Agrigento ricomprando la casa che avevano dovuto vendere per andare a trovare fortuna altrove. Una storia meravigliosa della nostra meravigliosa Italia. Questa è la scuola vincente di cui sono orgogliosissimo. Antonio l'avete visto, il primo a sinistra, poi ci sono Giuseppe Provenzano, poi c'è Antonio Angelo Pitrone, e prima i due salvatori di Davina. Anche loro hanno fatto questo libro solo con sentimenti straordinari. Ne sono molto grato, ci sono di loro. Grazie. Se hai un 50.000 di filmato, devi per forza girare il soggetto, quindi devi chiedere questa autorizzazione. Quindi tutta questa scelta, bianco e nero, la macchina fotografica, cioè quello di tipo manuale, l'obiettivo, è proprio la cifra del tuo stile fotografico o prevede la produzione? No, allora questa cosa tecnicamente dice Alessandro, per esempio, una considerazione intelligente. Intanto, allora io avevo 24 anni, quindi la macchina costava un botto. Avevo già i limiti intercambiabili, ma forse non avevo 50 mm, perché appunto è l'obiettivo che vedete tutto. C'era una capa, c'era che, a proposito di una certa cosa che ha fatto un giorno, che se una foto è buona, se sei molto vicino, se sei dentro la fotografia. Io invece chiedo molto volte il permesso a mi piace vedere tutte e due, quindi da una parte è frutto di una questione di carattere economico della ragazza, sono magari giustini per poter mettere un granaio o un televettivo. L'altra è questa cosa meravigliosa che a me piace molto, la cosa non intendo rinunciare, cioè di essere molto vicino al soggetto di questo fotografo, che siano foto rubate o con il permesso, che è una cosa che preferisco sempre rubare, nel senso siamo più, direi, più spontanei. Questa era come Aurora Camurria, che è una foto che ha fatto mia moglie, come ero, non so, il tempo passa, buttarsi di cioè, adesso, con il permesso di Alessandro, voglio fare un omaggio alla persona dei momenti, insomma, è tutto, avete visto, mi farebbe scusare perché sono anche più intrecciato, le foto, il teatro, la comunicazione. Voglio fare un omaggio ai miei amici giornalisti, non mi serve neanche questa volta una capataccia delle violenze, ma ci sono stati in questo luogo tantissime conferenze stampa, siamo pronti per Lorenzo. Le conferenze stampa di questo posto sono sempre molto affollate, partecipi di un pubblico meraviglioso, non soltanto i giornalisti, veramente ricordo con molti di loro, che ho detto, sono diventato veramente amici, ma partecipano molto gli spettatori, gli abbonati. Grazie, che è una cosa che ci incontrisce. Questo è un pubblico meraviglioso, perché adesso non lo dico tanto, ma insomma, vedere questo teatro pieno è una gioia impareggiabile. Andate a vedere, se non avete visto, che è un gusto bellissimo, l'altro giorno sono potuto vedere la prima, il mio amico che vorrebbe
Vincenzo Saverio, che ha tornato da attore straordinario, uno più veloce, lui è eccezionale, più del solito, mi ricordo di vedere veramente un grande spettacolo. Poi c'è un momento di un spettacolo che si chiamava Nord e Sud, questo bambino che vedete, ora lo vedete, lì, per la prima strada, che il Nord e Sud si mette sulle mie ginocchia, non posso stare lì sulle sue ginocchia, si chiama Andrea Zetti, è un mio amico. Il camerino, quando non sai come andare, il pubblico che vuole venire a trovare ti dice che è andata bene, che vogliono fare una foto insieme. Mi viene a trovare il grande Italo Terzoni, sono sicuro che tutti i milanesi siano orgogliosi, è stato uno degli autori più importanti che abbiamo avuto, e c'è anche la sua Rosa Ferruccioni e soprattutto Paola Foscale. Alessandro Arnone mi ha dato l'onore di presentare io, quando abbiamo ricordato con mie parole quello che penso di questa signora straordinaria, quando abbiamo ricordato qui per i 150 anni del festeggiamento del Teatro Manzoni. Grazie ancora Alessandro. E invece c'è una parte proprio recentissima, fatto ieri. Andate a vedere il spettacolo, perché questo mio voglio è veramente straordinario, straordinario. C'è una cosa, che non si sente autoreferenziato, sì, andiamo velocemente alla... Vi volevo raccontare una cosa che mi è, a proposito di Chianti, non mi ha ricordato. Una cosa che mi ha ricordato a proposito di Salerno, passando il suo amministratore. Io ho lavorato, sono proprio, sono raccolto per questo, perché era un posto beniamino, io ho avuto l'onore di lavorare assieme alla Nuzio Pinicucci in Maresi. Ho imparato tante cose da Gino, senza rendere conto che stavamo parlando. Perché Gino era, cioè, la risata di lì, che dice, almeno non mi hanno mai per niente. Era avantissimo da lì. Io e Gino diventavamo molto amici, era difficile che due attori avevamo un po' mai più amici, perché c'era da diversi consenso di pubblico, eravamo veramente molto amici. Gino, una sera che eravamo a Napoli, per questo mi hanno detto di raccontarti, scusatemi, scusate per farmi un sorrisino. Andiamo a Napoli, Gino, molto gelosamente, dobbiamo accompagnare un albergo, mi stava l'eccesso. Io avevo un altro diritto, una mezza vicina. Ma accompagna, c'è Gino, era tre di notte, ha un finito lo spettacolo, ho mangiato, alle tre di notte, ci fermo con i carabinieri a Piazza del Piscino. Carabinieri, uno rimane nella base della macchina, naturalmente, e l'altro si avvicina alla macchina dove eravamo noi, Gino alla guida, io passeggero. I carabinieri erano un po' un cervello, appena vede questo signore alla guida, si scioglie un sorriso e chiede all'altro carabiniere vicino alla macchina, Ciro, guarda che abbiamo fermato, e lui no, a Piazza del Piscino. Nel deserto di tappa ormai più fermata. Ci viene a casa, è più fermata. Ma guarda che abbiamo fermato, Ciro, guarda che c'è la miseria, qui di notte, è un deserto di tappa, è più fermata. Ciro si spazientisce e dice Bramieri, Massimo Bramieri. Perché poi anche il mio amico Alessandro ci sei provvisto, andiamo immediatamente alla, perché vogliamo poi, c'è un momento di conviviale, possiamo prendere una tattina per le bottiglie. C'è una cosa che non si vede neanche questa autoreferenziale, è frutto dei nostri tempi, anche questo. Tutti gli amici che hanno gentilmente voluto prendere il libro prima su internet, ora mi hanno preso per dire, parlo da dei contatori. Quando ho preso il libro sono voluto fare una fotografia che mi hanno mandato su Facebook. Il primo a fare questa cosa meravigliosa è stato il nostro editore, Antonio Liotta, che abbiamo presentato, e quel giorno si era chiuso il dito in una slide con un dolore che non posso nemmeno immaginare. E pur con questo dolore, solitamente mi fa vedere che il pubblico ha portato una cosa da fare del libro a Palermo. Grazie Antonio.
Ancora una volta lo ringrazio perché ha parlato come se fosse un che si chiama Vincenzo Fiore. Questo signore qui lo conoscete, con la cronaca, questo nome, è venuto a vedere la presentazione di lingua per te, San Giovanni, perché sono anche gli autori delle stampe di queste foto. Lo so, sono belle in assoluto, ma sono belle perché sono state fatte da tante le passi alla moglie. Hanno un senso, è una cosa da essere domani, grazie di essere qua. Se lo conoscete anche un padrone di casa, Paolo Pedroscoli, il mio modo di essere amico. Questo è un giornalista, si chiama Enrico Rondoni, a cui avevo un bellissimo articolo sul TG5. Questo è Gaetano Sabatteri. Poi ci sono Felice Cavallaro, un film importante del Corriere della Sera, Susanna Schiperna e Paola Saluzzi, insieme a Brentina. Toto Picone, un giornalista importante, quindi devo il paginone della Repubblica. Ezio Greggio, amico mio da sempre, che ha voluto pubblicizzare il libro. Giornalisti come Tiberio Tipperi, Michele Cucuzza, Roberto Cresi, il nostro amico che fa il direttore dei Novella 2000, oppure, Silvio Sordi, che ha delle Iene, e anche lui è vicentino. Questo lo conosciamo tutti, Franco Bruno, uno dei giornalisti di cui parlo, che poi sono diventati veramente amici e fratelli, come del resto anche Sebastiano Di Mauro, oppure Fulvio Fulvi, non so se questa sera Fulvio, stamattina Fulvio, c'è Rossana Beccari, una della nostra abbonata, affettuosissima, Santina Maioli è la segretaria, di poi c'è mia moglie Roberta, sempre ecco Santina Maioli, Gio Valentina, poi c'è, questo è Lorenzo che ringrazio ancora, grazie davvero Lorenzo, l'ascolti straordinario, questo momento si chiama Ivan Aruda, poi c'è Lucia Fontana, che è il sindaco del paese di cui vi parlavo poco fa, Castel San Giovanni, sono tutti stati molto affettuosi sempre. Anna della Noce, di cui vi ho parlato, e Dante Tassi, che sono gli autori di queste stampe che avete visto. Lucio Latanabe è un grande operatore del settore, non è stato presente, ma oggi sono presenti, ed sono orgoglioso, i due signori che si occupano di un negozio importantissimo, che è Roma, che è la fotoottica Cavour, sono i signori di Benedetto, Gianni e Nicolò, grazie di essere qua davvero. E poi ci sono Francesco Leone, il quale avremo preso, questo è il nostro produttore dello spettacolo che abbiamo annunciato, il padre della sposa, saremo poi alla fine di gennaio. C'è un senso, il grande editore Alberto Polaffi, della Polaffi di Amazon, quindi c'è una. Poi ci sono alcuni grandissimi fotografi, questo è Emilio De Venanzo, un giornalista greco. Poi c'è Franco Fassuto, ve lo dico perché questo dipinto riguarda il sacro di cui avevo parlato, questo pittore che non esiste più purtroppo, ci ha lasciato da tanto tempo, da qualche tempo, ci manca molto, era molto amico nostro, mio di Angelo e di Antonio. E a questo riguardo sono delle più importanti gallerie del mondo, cioè le più del mondo. Voglio fare una foto insieme al mio libro per dire quanto affetto posso salutare. Questo è un grande fotografo triestino, si chiama Ugo Borsatti. Poi c'è il grandissimo Gianni Benego Gardini, un fotografo veramente di cui siamo orgogliosi, te l'ho già detto quello che penso, il più grande di tutti, che si chiama Fernando Sciarra, e poi un amico di tutti noi, questo lo scusate dalla famiglia di polizia, ma di questa persona sono veramente orgoglioso. Sarà una cosa bella. Allora. Scusate, andiamo in particolare perché